Dunque, qui siamo nell'area vicino via Marco Polo, conosciuto anche diciamo come parcheggio di Pittarello, ed è un'area che è stata anche questa finanziata con i soldi della legge speciale di Venezia, e si risale ancora all'amministrazione di Guarnieri, che in quel momento diciamo da Roma arrivavano sostanziosi e copiosi finanziamenti per l'amministrazione comunale di Chioggia. E inizialmente l'area prevedeva diciamo un lavoro, un'opera anche abbastanza di riqualificazione. Infatti io avevo visto il progetto quella volta, mi avevo mostrato, era anche molto molto simpatico, perché c'era un'area che prevedeva un ricordo agli orti, una alla spiaggia, una al mare, tutta una serie di cose anche abbastanza carine. Il progettista, se non ricordo male, era l'architetto Gianni D'Agesso. E in seguito però diciamo che l'amministrazione ha capito che l'area era un po' impossibile tenere un'area con questi obiettivi in una zona così densamente popolata e dove non c'erano parcheggi, e quindi si è scelti, se non sbaglio, anzi non sbaglio sicuramente, durante l'amministrazione Romano Tiozzo, sotto la quale ero consigliere comunale, si è scelto di fare diciamo parcheggi. Infatti possiamo vedere che la zona è molto utilizzata per i parcheggi, è diventato proprio il parcheggio chiamato parcheggio di Pittarello, perché è vicino alla omonima attività. Però purtroppo per tutto il resto, per la zona lì sotto ci sono tutta una serie di garage, e si pensava di fare un piano di dismissioni insieme con altre opere. Ma poi questo piano, che sappia io, in particolare di questa zona, non ha avuto luogo, è rimasto fermo. Adesso purtroppo, a parte il parcheggio che è ben utilizzato dai residenti, e non solo dai residenti, anche per le attività, però tutta l'area, come vediamo, si sta praticamente, sicuramente in parte per i soliti ignoti che rompono, sono capaci solo a rompere, però è abbandonata, e quindi praticamente sarà un'ulteriore struttura che si è riusciti a fare, però praticamente non si riesce a tenere in piedi, e che però comunque all'amministrazione comunale costa tanti soldi, costerebbe tanti soldi per la manutenzione. Adesso vediamo le altre parti. E questa invece, questa costruzione qua, praticamente doveva ricavare i casoni. Potete vedere appunto il richiamo ai casoni che era stato fatto. Ci sono alcuni aspetti un po' particolari, perché vedere, io non credo che non ci sia nessuna abitazione a Chioggia che ha le finestre dei marmi così grossi, proprio così di notevole spessore. Evidentemente quella volta chi progettava pensava che avessimo sempre tanti quanti soldi, in pratica. Se andiamo a vedere la parte interna, anche questa è praticamente abbandonata, per fortuna forse non l'hanno ancora rotto, in pratica, e vedete ci sono qui i macchinari, sicuramente molto costosi, ed è un peccato che non vengano diciamo utilizzati. Qua probabilmente si potrebbe fare un piccolo bar, qualcosa, ma al momento la zona non è utilizzata, quindi sicuramente quando viene qualcuno di sera non fa altro che rovinare. Questa parte di costruzione, che onestamente non si capisce bene a cosa serve, bellissima perché domina tutta quest'area qui, diciamo è la torretta sotto la quale ci sono nei sotterranei una quarantina di, se non ricordo male, di posti auto, che quelli sì, io credo che si potrebbero mettere, fare un bando, e sicuramente più di qualcuno potrebbe comprarlo. Credo addirittura che rispetto alla somma iniziale di investimento si potrebbe ricavare addirittura un utile per quanto riguarda l'amministrazione comunale, e speriamo che insomma, si riesca a fare una proposta, il nuovo consiglio comunale, la nuova amministrazione riesca a attivarsi in tempi, non dico brevi perché con la burocrazia non è così facile, però più celermente possibile, in modo tale da poter dismettere questa attività, che altrimenti, come vedete, proprio va completamente persa. Qui sotto possiamo vedere se sono i vandali, vedete che è tutto pieno di vetri dappertutto.
tra l'altro ci sono degli ascensori, gli ascensori non è che non, non abbiano bisogno di manutenzione, è chiaro che col tempo si rovinano i vetri. È un peccato perché l'aria è anche a mio avviso anche un'aria pregiata, anche bella. Camera non si vede, ma strapullula di zanzare, una cosa, ci sono le larve delle zanzare, proprio una cosa incredibile. Ecco cosa serve questa struttura per far crescere le zanzare. Che peccato, ragazzi. E da questa parte di questo parcheggio, dove ci sono tutte queste prese d'aria che ricordano un po' i rifugi antiatomici, mandiamo un messaggio alla nuova amministrazione, al nostro sindaco Casson Giuseppe, che sproniamo in senso positivo di mettersi alla via in modo tale da poter attivare, riutilizzare il prima possibile quest'area, prima che diventa solo un, diciamo, un utile per le zanzare e anche per tante vespe, visto che ci sono tanti nidi di vespe nel casone lì fuori. Ciao!